Nel centro devastato di Aleppo, dove c'è corrente solo grazie ai gruppi elettrogeni e l'acqua è assicurata da piccole autocisterne, la speranza è il suono delle risate e delle urla di centinaia di ragazzini che coprono il rumore sordo delle bombe e delle cannonate che ancora continuano a cadere nei quartieri della periferia. Sono gli 856 ragazzi tra i 4 e i 15 anni che frequentano il centro estivo organizzato dai frati francescani nel quartiere di Azizie. Abbiamo cominciato 3 anni fa, racconta Suor Brigida, mentre tutto intorno cadevano missili e bombe. Le prime settimane vennero 50 ragazzi, poi crebbero e alla fine erano 250. L'anno scorso erano più di 350, quest'anno sono 856 di tutte le confessioni. I ragazzi qui danzano, ballano, cantano, dipingono, studiano il catechismo. Giorgio dice che oggi stanno studiando San Francesco e che a lui è simpatico perché da giovane faceva un sacco di feste con gli amici e poi ha imparato ad amare gli animali e anche Dio. Rita viene qui perché può giocare con gli amici, Cristina invece perché può imparare cose nuove, mentre a Rafi quello che piace di più è la ricreazione. Gina insegna teatro e spiega che le strade disastrate, palazzi sventrati, le esplosioni e le bombe per questi ragazzi sono la normalità. Hanno tra i 4 e i 5 anni, sono nati con la guerra e la pace, non l'hanno mai conosciuta. Hanno tante ferite, si vede questo con la violenza verbale e con i gesti, e con il loro, anche le storie, i giochi che fanno sono pieni di violenza. E allora che hanno bisogno di un punto di riferimento dove possono sentirsi al sicuro, incontrarsi fra di loro, e scoprire i talenti loro e far crescere questi talenti. Stefanie dice che le dispiace che il 31 luglio il centro estivo chiuderà perché dovrà restare a casa, aiutare la madre a pulire e cucinare. Quando le chiediamo se esce mai a giocare, lei risponde che no, che non è mai uscita a giocare per strada con i suoi amici.